Beh, Ti ricordi qualcosa di sì, questo ma film? mi ricordo che ho lavorato con Pippo Franco, una scena nel pagliaio e niente, anche lì mi ricordo, io ero già amica con la Fenech, perché la Fenech, oltre che bella, era anche una vera, una simpatica, era un'amica proprio, anche lei in ogni suo film voleva che c'ero io con lei, questa non tutte le attrici lo fanno, e quando poi sei giovane e carina. Voglio dire, cerchi di metterti intorno magari gente che non ti dà fastidio. Invece lei era proprio una cara amica mia, è una cara amica, purtroppo non la vedo da tanto tempo. Ma vi sentite ancora? No, perché lei Sì. so che vive in Portogallo, Portogallo. sì, no. In Mi piacerebbe Portogallo. perché è un'amicizia interrotta, perché era veramente una bella persona, bella, simpatica, solare. Puzzetto con Beh, pochi. simpatico, tutti e due simpaticissimi. Mi facevo delle risate sia mentre recitavano che fuori. Un particolare mi ricordo che Cioè nel c'è la ballo. scena del ballo, che io ballo con Cocchi, e il regista gli diceva a Cocchi: a No, non ho Cocchi, capito, stai attento, a Giorgelli sta sempre in primo piano, ti gira come la marionetta, e lui era sempre di spalle. Avevo questo, cioè, ma io non so, ma lui lo sentiva. E Cocchi dice: ma allora cercava, ma io lo rimettevo sempre. Però bello, simpatico Cocchi, una bella persona anche lui, anche Renato un po' più giocarellone, Cocchi sempre più serio anche lui. Maurizio Merli, Thomas. Io non andavo d'accordo con Maurizio Merli e neanche Thomas, perché mi ha fatto due cose. Una cosa Maurizio Merli, cioè, credo sempre in questo film, lui aveva la pistola, il giorno prima gli parte un colpo e spara con questa pistola in una gamba di una comparsa e si ferisce la comparsa. Allora dice: stai attento a non togliere il caricatore perché è pericoloso, no? Il giorno dopo lui mi deve puntare la pistola qua. Io gli chiedo: Maurizio, hai tolto il caricatore? Perché è finzione, perché sai, se ti sbagli mi puoi. Non mi rompere così. Allora io, e non la toglieva. Momento di girare, gli ho detto: l'hai tolto il caricatore? Non mi rompere, ancora continuava. A quel punto io avevo un bicchiere d'acqua, gli ho tirato un bicchiere d'acqua. E lui mi ha dato un calcio, però il calcio, la parrucchiera, visto che lui partiva col calcio, si è messa di mezzo e l'ha preso lei, gli è venuta una gamba così. Questo, cioè, voglio dire, io siccome il giorno prima ti è successo questo, se permetti, io ho paura, perché non è una gamba, qui puoi anche Certo. crepare. Questo era un po' Maurizio, non era cattivo, però era un po', cioè, era tutto lui. Invece, sempre, credo lo stesso film, a Milano mi devono uccidere di scena, buttare del vetraiolo in faccia, per far venire fuori il fumo, per farlo sembrare vero. Io non so cosa hanno messo dentro quest'acqua che mi dovevano tirare. Mi sono ritrovata piena di vesciche in faccia, un viso deformato. Mi ha pagato pure l'assicurazione. Meno male ne sono guarita. Meno Ero male. tutta rossa. Era vero, tutto quello che succedeva, che tu vedevi nel film, mi è successo veramente. Anche lì è tremenda sta cosa. Bullying. Bisogna stare attenti anche se in scena. Suonano ancora adesso No, negli ma voglio aerei? dire, devi a guardare veramente, perché possono succedere gli Certo. incidenti. Anche nei western, sai quante ne succedevano, cadevano veramente, alcuni Nemmeno lo dicevano, sono ovviamente. rimasti paralizzati, voglio dire. Quindi. C'era Giuliano Gemma, aveva un coraggio, lo sai che lui non, era contornato di stuntman, forse per farsi insegnare, però tutte le scene che tu vedi le fa tutte lui, non ha mai usato lo stuntman. Lui si preparava tutti dei materassi, prima con grandi scatoloni, poi dei materassi e poi lui si buttava anche da 10 metri. Ma era una persona proprio di un'agilità, era meraviglioso, sia bello come il sole, bravo come attore, è un uomo pieno di azione, bello, bello, era piacevole, una persona bellissima, bellissima.